fine della partita tra Scozia e Brasile, abbiamo risultato di 6-3 per i ragazzi della Scozia. Cominciamo con Luigi. Per Luigi, allora, ho visto comunque, rispetto alla prima partita, vi ho visti meglio in mezzo al campo, avete cercato di costruire delle trame, comunque avete che di fronte a una squadra abbastanza organizzata, quindi 3 gol vi fanno onore. Quindi sicuramente rispetto alla settimana scorsa. Sì, però la cosa che mi fa rabbia è che fondamentalmente abbiamo fatto come la settimana scorsa, che un primo tempo nullo, poi c'è la fiammata che segnano e poi continuano a prendere gol. Quindi siamo alla seconda giornata, secondo me se dobbiamo cominciare a rimediare su questa cosa fino prima che sia troppo tardi. Forse un po' più di attenzione davanti alla porta. Sì, penso di sì, perché c'è troppa distanza tra difesa e centrocampo, quindi si creano dei buchi che creano poi giustamente occasione agli avversari. Poi se li prendi forti come loro, è logico che la partita poi va a finire così. Sì, quindi credi che si debba migliorare a livello più mentale? Sì, soprattutto mentale, perché tattico non è un problema. Cioè io conosco i ragazzi, abbiamo fatto questa squadra perché so che loro sono forti, però se vedo che poi in fase offensiva soprattutto, dove ho preso i ragazzi che sono bravi, non mi riescono a creare nulla, allora il problema è mentale, non è un livello di gioco. Comunque ti faccio onore per la partita che hai fatto, complimenti. Grazie. E ti faccio un buon per la prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Allora, seconda partita, seconda vittoria. Quando ne hai fatti oggi? Altri 3 partiti. Quindi vince questa classifica marcatore quest'anno. No, ma vabbè, noi ci divertiamo, poi sono grazie a loro che faccio bene. Tutto qua. Appoggio della squadra, quindi la vita di capocannoniere. Sì, faccio bene, grazie a loro, i miei compagni. Deve essere tutto brutto. Quanta umiltà, quanta umiltà. È umile. Sì, sì, è molto umile. Ma dopo queste 2 vittorie vi state già mettendo gli obiettivi o vedete partita per partita? No, noi guardiamo partita per partita, poi ci divertiamo e bene. Se viene bene, bene, se no. Io vi faccio comunque un bocca al lupo per questo torneo e complimenti di nuovo per questa grande partita. Grazie. Possiamo andare? Saggiti! Due di nuovo.